Veneto e in Emilia rispettivamente 40.000 e 38.000, in Molise 452. Secondo il rapporto sull'economia delle regioni che la Banca Centrale presenterà giovedì a Milano e di cui oggi Il Sole anticipa il contenuto, i nuovi posti di lavoro creati nel 2018 sono stati per l'87% al centro-nord e per il 13% al sud. Metà di questo misero 13% è peraltro costituito da contratti part-time, che vengono non richiesti ma accettati perché non c'è di meglio. Il secondo segnale d'allarme viene dal rapporto della Svimez, che aggiorna i dati al primo semestre del 2019 e scopre che quest'anno, mentre il centro-nord ha guadagnato 137.000 posti, il sud ne ha persi 27.000. Il fenomeno non è nuovo e il risultato è che negli ultimi 20 anni hanno lasciato il mezzogiorno oltre 2 milioni di persone, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati. La Svimez giudica utile il reddito di cittadinanza, come ogni misura che si proponga di contrastare la povertà, ma osserva che il suo impatto sull'occupazione è nullo, perché invece di richiamare persone in cerca di lavoro le sta allontanando, paghe del sussidio ottenuto in un contesto dove le possibilità di impiego sono comunque molto scarse. Allora Gianrico Carofiglio, oggi è uscito il suo nuovo libro, il nuovo romanzo, che si titola La misura del tempo, pubblicato da Einaudi, con un grande ritorno, il ritorno dell'avvocato Guido Guerrieri. Per raccontare cosa? Ritorna l'avvocato Guerrieri, in realtà il libro esce domani, qui c'è un'anteprima, che è un privilegio per la trasmissione di Lilli Gruber. Quindi sappiate da domani trovate questo libro. Da domani mattina ritorna dopo 5 anni Guido Guerrieri. Ci sono state già delle recensioni e quello che mi fa piacere leggere in questi casi è che il libro si legge tutto d'un fiato arrivando fino alla fine, il che significa che il plot che è un grande fare. Complimento, ma per me la storia è essenzialmente uno strumento per raccontare i personaggi, per raccontare quel pezzo di anima dei personaggi che interferisce in quella storia, e in questo caso specificamente una storia di Guido Guerrieri che è tutta processuale per un verso, ambientata nell'oggi. Lui difende il figlio di una donna che lui aveva frequentato 27 anni prima, e però in parallelo con la storia processuale, che è molto tecnica, ma al tempo stesso, mi dicono, mi fa piacere, molto avvincente, c'è questa storia di un passato remoto, di un passato emozionante, pieno di romanticismo e di nostalgia, e si tengono assieme queste due cose molto diverse per un finale, mi dicono, io sono abbastanza d'accordo, del tutto sorprendente.